Ho inviato un messaggio alla mia famiglia ospitante, però non mi hanno ancora risposto. Cosa devo fare? Ogni giorno riceviamo molti messaggi di questo genere da molte au pair e per questo motivo ti consiglio di guardare il nostro video in cui ti daremo dei suggerimenti e dei consigli su cosa fare e come comportarti quando ci sono situazioni di questo tipo. Ciao e bentornati sul canale YouTube di Au Pair World. Se stai aspettando una risposta da una famiglia che hai scritto perché risponde ai tuoi criteri di ricerca, il nostro consiglio, che è il primo ma anche il più importante, è quello ovviamente di non escludere altre famiglie. Questo significa che se anche altre famiglie ospitanti ti stanno scrivendo e magari anche alcune non corrispondono ai tuoi criteri di ricerca, il primo consiglio che il team di Au Pair World ti vuole dare è quello di non escluderle, ma sempre di rispondere ai messaggi. Questo perché è eticamente corretto, se te stai aspettando un messaggio da una famiglia ospitante, allo stesso modo anche altre famiglie che ti hanno scritto a loro volta stanno aspettando anche una tua risposta, indipendentemente che sia positiva o negativa. Molto spesso infatti può anche succedere che molte famiglie impieghino anche dei giorni a rispondere per il semplice fatto che ci sono alcuni paesi ospitanti in cui ci sono molte più au pair in cui vogliono svolgere la loro esperienza in quel paese e quindi di conseguenza anche una famiglia ospitante riceverà molte richieste. Quindi il nostro consiglio ovviamente è quello di dare del tempo alla famiglia in modo da poter rispondere a tutti i messaggi che ricevono dalle au pair. Se hai ricevuto una risposta positiva da una famiglia ospitante che soddisfa i tuoi criteri di ricerca, qui inizia il primo passo che è il più importante, ovvero la conoscenza. Sempre il team di Au Pair World sottolinea il fatto che questa fase è molto importante in quanto sia l'au pair che la famiglia ospitante si mettono a contatto individualmente, personalmente, privatamente. Questa fase infatti è anche per me è stata molto importante in quanto dopo diverse videochiamate con la tua host family puoi veramente capire se e immaginarti se potrai vivere un'esperienza di diversi mesi con loro oppure se è il caso di trovare un'altra famiglia ospitante. Ovviamente queste sono informazioni che non puoi trovare sul nostro sito di Au Pair World e neanche su IndeeZFind. Questo perché sono cose personali che te lo puoi solamente immaginare. Quello che però il team di Au Pair World ti vuole aiutare è quello di darti dei suggerimenti su come migliorare la comunicazione e la conversazione tra te e la futura famiglia ospitante. Il primo consiglio che il nostro team di Au Pair World ti vuole dare, che è quello che ho anticipato anche all'inizio del video, è quello di rispondere sempre a tutti i messaggi che ricevi da parte delle famiglie ospitanti che ti contattano. Anche ad esempio se alcune non si trovano nella città in cui vorresti oppure non corrispondono perfettamente a tutti i tuoi criteri di ricerca. L'importante, quello che diciamo, è sempre comunque di rispondere ai loro messaggi. Il secondo consiglio invece che noi ti vogliamo dare è quello che se hai ricevuto un feedback positivo da una famiglia ospitante, è quello di non aspettare a rispondere, ma è sempre di dare una reazione positiva o negativa. Questo significa, se la tua famiglia che ti ha contattato corrisponde ai tuoi criteri di ricerca, quello che consigliamo appunto è quella di conoscere personalmente, magari di scrivergli di fare una videochiamata Skype così da conoscersi meglio. Nel caso in cui ad esempio però ti contatta una famiglia ospitante che non corrisponde ai tuoi criteri di ricerca oppure non sei così sicuro, quello che consigliamo comunque è sempre di dare una risposta, ovvero in modo gentile comunicare che non sei ancora sicuro che loro siano la famiglia che corrisponde ai tuoi criteri di ricerca, ma che nonostante tutto li ringrazi per averti contattato. Oppure, ad esempio, può anche succedere il fatto che dopo diverse videochiamate, magari la famiglia ti rendi conto che la famiglia ospitante non corrisponde all'idea che avevi di famiglia in cui svolgere la tua esperienza alla pari. Quello che noi ti vogliamo consigliare è che queste situazioni ovviamente possono sempre succedere, ecco perché noi diciamo che le interviste, conoscersi personalmente in videochiamata sono molto importanti, è quello di non preoccuparti, ma importante è quello di comunque
indipendentemente di comunicarlo alla famiglia. In realtà non ti devi preoccupare perché è tutto così semplice. Quello che consigliamo, ad esempio, se alla fine appunto la famiglia non corrisponde ai tuoi criteri di ricerca o non sei sicuro, è semplicemente di scrivere un breve messaggio con delle frasi corte ma gentili in cui comunichi alla famiglia e li ringrazi del tempo che avete passato nell'intervista in cui vi siete conosciuti, ma che alla fine ti sei reso conto che stai cercando un'altra famiglia ospitante che corrisponda ad altri criteri di ricerca. Quindi non preoccuparti, nessun problema, perché queste situazioni possono succedere, mi sono successe anche a me. L'importante è sempre però quello di rispondere ai messaggi e gentilmente quello di comunicarlo alla famiglia ospitante. Attraverso questo breve video però spero veramente di esservi stata d'aiuto, perché so che queste situazioni di questo tipo possono sempre accadere quando si è alla ricerca di una famiglia ospitante e, ripeto, la cosa più importante è quello sempre di rispondere ai messaggi e non di lasciare in sospeso la famiglia ospitante. Quindi io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e sicuramente ce ne saranno altri. Se ti è piaciuto metti un like e se hai dei suggerimenti, dei dubbi oppure delle domande scrivi ovviamente sotto nei commenti e noi saremo lieti di risponderti. Ciao!